Se anche tu come me sei tra coloro che guardano spesso video su YouTube, ti sarai sicuramente accorto che gli YouTuber bravi fanno le facce, ossia esagerano platealmente la mimica facciale. Perché? Mi sono fatto l'idea che gli youtuber bravi, anche se non stanno partecipando a una scenetta, fanno le facce per sostanzialmente tre motivi. Il primo, perché sono cresciuti guardando la TV Circo, quella di Striscia la Notizia o delle Iene, dove i conduttori e i giornalisti in esterno fanno le facce, come nei film muti o appunto al circo. In descrizione ti lascio il link al mio post Il canto di Saviano, un altro linguaggio televisivo dove spiego il meccanismo della TV Circo, così evito di ripeterlo qui. Il secondo motivo per cui gli youtuber bravi fanno le facce, secondo me, è perché nei loro messaggini di testo sono abituati ad usare l'emoticon per dare il tono generale del messaggino che stanno mandando, quindi la faccina sorridente se è una battuta, le lacrime se invece sono tristi, eccetera, eccetera. Insomma, le faccine che usiamo tutti noi, no? Quindi questo meccanismo del tono dato dall'emoticon viene riprodotto dalle loro facce durante il video. E per concludere, il terzo motivo per cui per me, secondo me, gli youtuber bravi fanno le facce è perché alcuni di loro, forse quasi tutti, sono consapevoli di rivolgersi a un pubblico che, ahimè, fa fatica a comprendere una frase se ha più di 9 parole, per cui aiutano il loro pubblico appunto sottolineando certi pensieri, certe parole con la mimica facciale. Se sei d'accordo con me e questo video ti è piaciuto, metti un like. Se non vuoi perderti nulla dei prossimi video, iscriviti al mio canale. Se addirittura vuoi essere avvisato con un alert ogni volta che viene caricato un video, attiva la campanellina. Alla prossima!